Certo che ho fatto un po' tardi, tra l'altro adesso doccia e al lavoro, ma chi se ne importa? Ho passato una serata meravigliosa, la primavera, le amiche, la cabrio, anzi, è la SUV cabrio, l'unica, poi arancione, anche volendo non saremmo mai potute passare inosservate. Ma quello? Mica starà seguendo me. Ma non è che mi sarò fatta notare un po' troppo? Oh, una cava. Qui dentro troverò qualcuno sicuramente disposto ad aiutarmi. Aiuto, per Che favore! succede? C'è un losco figuro che mi sta inseguendo! Ci penso io, carica la macchina nel cassone. Ah, ok, grazie! Grazie davvero, quel tipo mi inseguiva da un sacco di tempo, meno male che ti ho trovato, adesso mi sento molto più tranquilla. Ma tra l'altro, ma che bello questo camion, è anche dello stesso colore della mia Evoque. Sì, ma guarda che i paragoni si fermano giusto al colore. Beh, certo, la mia è un'auto sportiva a 180 cavalli. Cosa? 180? Figurati, io ne ho 460 di cavalli. Però la mia Evoque ha un magnifico cambio automatico a 9 rapporti. 9? Qui ne ho ben 16. Tutta Vogliamo parlare di tecnologia di sicurezza? quella che vuoi. Cruise control adattivo, il sistema che prima avverte e poi frena automaticamente il camion per evitare tamponamenti. Non ti posso neanche dire se hai il tetto apribile perché lo vedo da qua. Ma piuttosto, toglimi una curiosità, quanto costa la tua Evoque? Circa 62.000 euro. In pratica un terzo del mio camion. E allora mi sa che ti fai notare di più tu con il DAF che io con l'Evoque. Ho proprio paura di sì. Eccolo, guarda, è lui, l'inseguitore. Ci penso io adesso. Vabbè, dai, non mi sembra il caso addirittura di investirlo, eh. Ah no? Ma scusa, chiamare la polizia? È vero, perché non l'ho chiamata? Non ci ho mica pensato. Aspetta che facciamo una te... Ma il telefono? No, non l'avrò mica lasciato nel locale. La solita donna.